10 meno 5, quell'orologio lo vedrete ancora per poco perché sto aspettando quello nuovo preso su Dalani. È giovedì mattina. E niente, caffè. La giornata oggi è iniziata in modalità super attiva. Sono in tenuta da casa e devo tipo pulire tutto quello che c'è da pulire perché sono un po' di giorni, insomma, ho fatto giusto il minimo indispensabile a livello di come si dice, di faccende. Ah, se vi state chiedendo cos'è questo, la melatonina, vicino al caffè, è proprio l'ideale. E quindi ora faccio la mia Mi colazione dedico alla mia preferita. colazione preferita ormai, diciamo, degli ultimi mesi, perché la mia colazione è quasi sempre questa. Questi muesli qua della Lidl, che da quando li ho scoperti non ce la posso fare. Caffè, il latte senza lattosio. E ora faccio colazione e poi mi metto in modalità super attiva per fare tutto quanto. In ogni camera lo stato attuale è questo, praticamente tolgo tutto da tutto e ora per terra, cioè bagnato, ho posato già l'aspirapolvere in questa stanza, tolgo tutto, spolvero per bene e qua, diciamo, quando non passo lo scopino, ecco, quando proprio passo con il catturapolvere, proprio lo straccio con il prodotto, tolgo proprio tutto, metto lì. Ho passato l'aspirapolvere e ho dato il ravvivamarmo e ora procedo con le altre stanze. Modalità casalinga, Modon, dietro di me il folletto. Ora facciamo questo qua, questo è l'unico su cui spruzzo direttamente perché è il mobile quello di IKEA, il Malm, e io sopra ho il pianale in vetro, quindi non vado a rovinare, diciamo, il mobile, o rischio che magari il mobile possa assorbirmi, insomma, il prodotto, e vado di olio di gomito come se non ci fosse un domani. Si forma e amiche che avete i mobili bianchi capirete. Vabbè, qua l'ingresso non puoi più di tanto perché comunque anche al mattino quando apro aria, cioè apro casa per far girare l'aria, non, diciamo, non fa corrente nell'ingresso perché appunto non avendo finestra all'ingresso non sto a fare troppa polvere, cioè troppa corrente qua. Però devo dirvi la verità. Sui mobili bianchi è una tragedia, vedete, Vado a comunque già rimettere qua, tutto ne ho qui. approfittato quando faccio queste pulizie, di norma giro poi i bacchettini che ancora, diciamo, è quasi finito quello che c'è dentro, però pazienza, e ora vado a fare l'altro pezzo. Vedete? Spruzzo E procedo. Di questo svuoto piano per ripiano, parto sempre dall'alto in modo tale che se casca della polvere, come mi ha insegnato la mia mamma, casca nel ripiano basso. Quindi mai dal basso verso l'alto, ma dall'alto verso il basso. Mi raccomando, ragazzi, quando pulite Ne dovete approfitto fare per così. lavare anche per terra. Io uso per lavare per terra questi stracci qua di microfibra che si possono trovare ovunque. Io li prendo a risparmio a casa, al mercato, insomma, sono molto molto più comodi. E in questo caso oggi sto utilizzando il Ravviva Marmo, che dopo vi mostro, perché qua c'è un tempo di merda, è bello umido, quindi non è proprio il tempo ideale per dare la cera, però siccome volevo fare i pavimenti, appunto do Ravviva Marmo, che tanto va bene lo stesso, perché appunto ho marmo, e quindi ora leviamo anche per terra corridoio, perché camera e studio li ho già fatti. E qua bisogna andare di molta, molta forza nelle braccia e ovviamente con un braccio solo è un po' difficile per me Il Ravviva lavare. Marmo che utilizzo è questo qua dell'Emulsio, appunto, il Ravviva Marmo, detergente marmo e pietre naturali, pulisce e fa brillare. Adatto a resina, ceramica, granito e ardesia con fiori di cotone. Ha un buon odore, ha un flaccone dosatore, nel senso che voi pigiando qui vedete che si riempie questo qua, che praticamente altro che non è la dose necessaria che voi dovete utilizzare. Io in particolare in un catino di queste dimensioni metto l'acqua fredda, lo straccio e ci verso all'interno un contenuto. Ora vabbè, in questo caso ho cambiato l'acqua perché ci avevo già fatto già due stanze, quindi insomma sì che i miei pavimenti non sono marci, però insomma
mi sembrava il caso di cambiarla e niente, sciacquo bene lo straccio a mollo, devo mettere i guanti quindi devo appoggiare la videocamera e strizzo benissimo lo straccio e vado a passare poi lo straccio nella zona interessata. Il prossimo step è questo qui, che è il Vileda Magical idrorepellente, repellente appunto per l'acqua, che altro non è uno spruzzo da utilizzare sui vetri della doccia. Vedete, dice spruzzare la soluzione liquida nelle superfici e pulire a fondo con il potere del Magico Magic. Il panno, scusate il disordine ma sto appunto sistemando il bagno, è questo qua. Quindi l'ho utilizzato due volte e l'effetto idrorepellente effettivamente c'è, nel senso che rimane bella pulita. Io l'ho preso perché avevo tipo trovato un'offerta, panno, e questo forse ma 1,50€, 1,60€, vi parlo già di parecchio tempo fa da Acqua e Sapone con la loro tessera. Quindi ora mi filo letteralmente in doccia, vabbè l'ho già fatta stamattina, però diciamo ora mi sono messa tipo pesca della trota salmonata così e mi infilo dentro e pulisco. E poi dopo vi farò sì, sono già uscita, ho già posteggiato nella via per andare al lavoro. È 1:30, io entro alle 2:30, voi direte ma cosa riesci a fare 200 anni prima? Devo andare da Lidl perché devo fare appunto due commissioni, c'è il portaplum che mi serviva, quindi devo andare assolutissimamente a prenderlo e praticamente la Lidl rimane a metà tra dove abito e dove lavoro, quindi mi è molto comodo, ne ho approfittato appunto adesso, ho portato giù la macchina, anche perché mi è arrivato il... ieri il pacco di Privalia, quello delle mensole fighe che vi ho fatto vedere che avevo ordinato, peccato che siano tutte, ma tutte, non se ne salva una, sbeccate, quindi c'è proprio il bianco che manca, quindi ho già fatto già la richiesta di reso e vengono a ritirarlo domani giù un negozio perché i pacchi me li faccio arrivare là, quindi insomma vengono giù a ritirarselo e quindi l'ho dovuto rimettere in macchina, grazie a Dio non pesa tantissimo e devo riportarmelo giù, quindi ora... prendo sacco, quello che mi serve, vado alla Lidl, poggio tutto in macchina e poi vado giù. Volevo mostrarvi cosa ho preso da Lidl per quanto riguarda la roba appunto della settimana dedicata alle offerte dei dolci. Era andata la stessa roba anche l'anno scorso e me lo ricordo perché io avevo preso questi pirottini qua, fatti però per i muffin, cupcake eccetera. A questo giro li ho presi, diciamo fatti così per le tortine. Li ho presi perché tante volte mi capita appunto di fare gli impasti per le torte e comunque sia magari voglio portarmene un pezzo o magari voglio darne un pezzo a mia mamma, e allora ho pensato perché non prenderle e fare proprio delle mini tortine, così ho preso questo qua, l'ho pagato 3,99€ se non mi sbaglio e sono 6 formine. Quelle dei cupcake invece mi fa dei muffin cupcake, mi pare che siano 12 pezzi, sembra lo stesso cifra, scusatemi, e c'erano anche altri modelli, mi pare fatto tipo a ciambellina e fatto a cuore se non erro. Sempre per un silicone ho preso questo foglio da forno, che io non ho preso diciamo da mettere per il forno ma appunto da utilizzare per impastare, perché non ho appunto una base d'appoggio e quindi proviamo questa cosa qua, insomma occupa anche poco spazio perché all'interno c'è diciamo l'anellino per poi riarrotolarlo o per appenderlo, insomma. E questo qua veniva a 4€ mi pare anche questo e ho deciso di prenderlo. Poi l'acquisto per cui ero andata principalmente è questo qua, che è il porta plum cake. Vi avevo già accennato che io ho un portatorte enorme e ogni volta metterci dentro un plum cake mi occupava uno tantissimo spazio e due insomma non mi era proprio funzionale, quindi dato che l'ho trovato l'ho preso, l'ho pagato, mi pare venisse a 4,99€ il porta plum cake, c'era anche il portatorta però vabbè ce l'ho già quindi niente. E infine ho preso questa teglietta piccolina a 2,99€ per il forno, potete metterci quello che volete, io l'ho presa perché ne cercavo un'altra da utilizzare appunto per il mio fornetto, dal momento in cui appunto avendo solo quella che era in dotazione quando ho preso il fornetto non ne avevo altre e ne ho subito approfittato, speravo, cioè ad occhio mi dava l'idea che andasse bene, infatti poi l'ho vista a casa se ci stava nel fornetto ed è perfetta. Quindi questi sono stati gli unici acquisti che ho fatto. Ero molto 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 tentata dalla bilancia perché vorrei cambiarla, però poi alla fine ho resistito e non l'ho presa. Luce soffusa della sala, sono già in modalità relax, o meglio, mi sono messa 5 minuti in modalità relax perché ho finito di cenare che non è tanto, ho appena steso una lavatrice e sono in attesa che finisca la seconda perché era una maglia particolare, insomma devo farla da parte, sennò si rovina, quindi ho fatto il ciclo breve e
Mi devo anche sbrigare perché sono già manca 20 alle 10, più o meno 9 e mezza manca 20 alle 10, che in seconda serata, quindi imparare alle 11 qualcosa, c'è la puntata di Law & Order della 17ª stagione, che diciamo è prima TV, che io ieri sera non sono riuscita a vedere perché appunto ero a mangiare fuori. E quindi prima di tutto ciò mi resta da fare dell'altro, ovviamente. Ta-da! Voi pensavate che io a fine giornata, Dopo tutto quello che ho fatto stamattina, avresti finito? No, continuo. C'ho un po' di roba da stirare, che poi sembra tanta, ma in realtà è solo spessore. Quindi ora mi divertirò in questo. Che palle, non ne ho voglia, però mi tocca. E poi tisanina e relax. Manca 20 alle 11, mi sono fatta questa tisana al limone e zenzero della Pompadour, buonissima. C'era morta la videocamera. Ho finito adesso la mia tisana e mi sono messa a rispondere a tutti i vostri commenti che sono tantissimi. Non mi aspettavo e vi giuro sono contentissima. C'è stato un incremento di iscrizioni, vabbè, ma quello non sono mai stata una che bada i numeri, però c'è tantissima interazione, nel senso che ci sono tantissimi commenti, proprio uno scambio di opinioni, di consigli, eccetera, che è quello che io volevo per il canale, nel senso è un modo di condivisione, è un modo per confrontarsi in modo civile ed educato. E quindi sono proprio contenta, quindi ne approfitto anche per ringraziarvi di questo, perché anche voi magari ora per dirvi nell'ultimo video, quello di risparmio casa, mi avete consigliato tantissimi prodotti da provare che non avevo provato, insomma voi avete preso spunto per altri prodotti, mi avete già un po' accennato come vi siete trovati con i prodotti che magari io ho preso ma non ho ancora provato, quindi questo a me fa veramente piacere, quindi io vi ringrazio di cuore. Ora finisco di rispondere agli ultimi commenti e poi questa è l'ora. Sono le 22:53, quindi probabilmente Law & Order sta per iniziare. Non so ancora se questo vlog lo girerò su 2 giorni, ora valuto un pochino. Nel caso ci vediamo domani, in alternativa vi auguro la buonanotte e ci vediamo al prossimo video.